Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci in studio, Alessio è pronto alle nostre spalle, Massimo Franco, giornalista, Corriere della Sera, ma soprattutto autore di L'Enigma Bergoglio. Esatto. Appena riaggiornato per i 10 anni di pontificato. E io vorrei sviluppare un enigma a partire dalla chiusura del documentario, Massimo, che è la questione degli abusi sessuali della Chiesa. A un certo punto si vede Bergoglio nel documentario che dice una persona: ti chiediamo scusa per il male che la Chiesa ti ha fatto. Nel 2019 c'è stata una conferenza per discutere e addivenire a risultati più concreti. A che punto siamo? E davvero Bergoglio è il Papa che ha preso di petto questo tema? Ma prima di lui anche Benedetto XVI l'aveva preso di petto, seppure con grandi controversie, perché in realtà noi abbiamo di fronte una cultura del segreto vaticana che non è stata del tutto smaltita, per cui è vero che c'è stato un indurimento nei confronti degli abusi sessuali, ma con delle ambiguità che purtroppo persistono anche in questo papato di Bergoglio. D'altronde non è facile superare per una generazione di sacerdoti alla quale appartengono sia Jorge Mario Bergoglio sia Ratzinger, questa idea che in fondo la pedofilia, almeno finché c'è stata la guerra fredda, sia stato non un crimine quale è, ma un peccato seppure molto grave. Quindi è una lunga elaborazione culturale soprattutto che secondo me fino adesso ha dato risultati controversi, non definitivi. Senti Massimo, l'hai citato subito tu, Papa Ratzinger, il racconto tipico del pontificato di Bergoglio è quello del racconto delle due chiese, no? Della chiesa di Papa Francesco e della chiesa dei suoi oppositori che si riconoscevano in Ratzinger. Il 10° anno di pontificato è però quello della svolta, perché non c'è più il Papa emerito. Cosa cambia? Ma secondo me cambia molto, nel senso che non si capisce bene se questo sia il 10° anno di pontificato di Francesco o il 1° anno di un nuovo pontificato di Francesco, perché ci siamo talmente abituati in questi quasi 10 anni alla coabitazione tra queste due figure che in qualche modo la morte di Benedetto crea una fase totalmente nuova. Qualcuno dice che resteranno fissi gli equilibri che si erano stabiliti, seppur in modo un po' patologico, negli anni precedenti. Io ho la sensazione invece si apre una fase nuova per il papato di Francesco, perché in fondo Benedetto da una parte era visto da alcuni come un contropotere, ma dall'altro stabilizzava il papato di Francesco. Quindi secondo me si apre una fase comunque sia da studiare, perché è di incertezza. Ecco, questa fase nuova prevede o contempla, sempre in relazione al rapporto che c'è stato tra i due papi, il precedente delle dimissioni? Ratzinger ha aperto la strada, no, a questo tipo di dimissioni ed è diventato Papa emerito. Ha lasciato qualche indizio. No? Una mollichina dietro l'altra. Sì, ci sono diversi indizi, nel senso che dal punto di vista del principio mi pare che Francesco non escluda affatto una sua possibile rinuncia. E questo crea naturalmente molte controversie e anche molte ambiguità. Perché? Perché in fondo c'è una parte della Chiesa che tende a ritenere che Benedetto abbia commesso qualcosa che rimane un tabù. Non è un caso che in quasi 10 anni non abbiano ancora regolato la rinuncia. Mentre invece ho l'impressione che per Francesco sia l'inizio di qualcosa che può diventare una prassi. Lui ha già detto che si potrebbe dimettere, potrebbe rinunciare, non si chiamerebbe Papa Emerito come aveva fatto Benedetto, non vivrebbe in Vaticano perché andrebbe a San Giovanni in Laterano, questo ha detto, però resta il tema che lui non ha escluso una rinuncia. Beh, alla faccia degli indizi, capire comunque, bene, detto di fronte pure dove andrebbe a un Papa a vivere. Di una certa età destabilizza o può destabilizzare tutto, perché è come se fosse cominciato un conclave senza conclave. Sì, tra l'altro lui ha detto che vorrebbe essere chiamato Vescovo Emerito di Roma, non Papa Emerito come ci ricordava prima Massimo. La pandemia è stata per Francesco un anticipo di resurrezione politico e mediatico, pandemia da Covid ovviamente. Ci spieghi perché? Ma nel senso che quando c'è stata la pandemia la figura del Papa è diventata un punto di riferimento, se vuoi, molto solitario. Ricordiamo tutti quella cerimonia in una
San Pietro desertificata, deserta, in cui c'era questo Papa leggermente claudicante che andava verso l'altare. Quindi è stato un momento di massima esposizione papale nel mondo che ha in qualche modo incarnato tutta la tragedia che viveva il mondo in quel momento. E da questo punto di vista era un papato che veniva da una fase di difficoltà che si è un po' rilanciato con la pandemia, anche se con un grave problema che è stato quello di un rapporto con la popolazione molto a distanza, quindi mediato dai mass media, non diretto come invece Francesco ha sempre amato. E ora vedremo un documentario su Ignazio di Loyola, un cavaliere ferito da una palla di cannone che dà vita ai gesuiti. Cosa diciamo quando diciamo che Francesco è un gesuita? Ma diciamo cose che sono per parte della Chiesa un elemento di forza, per un'altra parte un elemento di grande ambiguità. Ricordiamo che pochi mesi fa ci fu qualcosa di clamoroso, cioè l'arcivescovo di Milano che se ne uscì in una cattedrale dicendo: quando si ha a che fare con i gesuiti non si sa mai bene cosa pensino. Cito a memoria, quindi potrei sbagliare qualche nome o qualche aggettivo, ma la sostanza era questa, e fa capire quanto la figura di Francesco rimanga molto divisiva, amata ma anche da alcuni contestata. E fa capire, Massimo, quanto dobbiamo approfondire la conoscenza dei gesuiti. Ecco perché ci vediamo il secondo documentario di oggi. E poi leggiamo Enigma Bergoglio. Restate lì. Grazie a voi.